Voglio scongelare il pollo che si è cartucciato tutto, perché questa sera finalmente voglio preparare il pollo al curry. Vediamo se ce la faccio in questo vlog a mostrarvi la ricettina. Avevo chiesto a mio marito se andava a mettere questo tavolinetto in cantina, Lisa zitta, e è sparito, e adesso per puro caso sono entrata nel ripostiglio, ho alzato la testa e non sono ritrovato qua sopra. Non sa che io l'ho beccato, quindi questa sera finirà anche lui in cantina col tavolino. Buongiorno! Allora, sono a casa di mia madre. Che strano, perché oggi è una giornata completamente libera, quindi andremo a fare un girettino così da qualche parte. Ne ho approfittato per fare un vlog, probabilmente verrà fuori un mini vlog, perché giusto così farò un riassunto di questa mia giornata. Intanto alle spalle vedete un albero di Natale improvvisato, che non è quello reale, perché avendo i miei genitori due gatti quest'anno hanno deciso di fare questo alberello qua, che è più adatto alla sopravvivenza qui sotto, mentre l'albero vero effettivo l'ha fatto mia madre in camera sua. E niente, adesso mia sorella sta ricomponendo le palline, perché come vedete è stato già è stato già devastato, cioè questo albero è più di là che di qua. E comunque niente, adesso facciamo una bella colazione. Olli, guai a te. Olli. Che bello questo. Io non ce la faccio più, ne metto una, me ne toglie 10. Olli! Colazione super natalizia con queste buonissime brioche. Io mangerò quella al cioccolato, il miele, le marmellatine. Poi qua abbiamo il succo di frutta e il mega cappuccino. Vediamo se mette a fuoco. Sì, guardate che bella schiuma. Questa colazione qua è ancora meglio di quella del bar. Poi qua c'è anche questo yogurt alla stracciatella della Müller, che è davvero buonissimo. Invece è l'albero vero che è stato fatto in camera da letto per la sua sopravvivenza. Quest'anno ha scelto come colori, ha scelto mia madre, perché è lei che decide, a mio padre non è che interessi molto, comunque ha scelto il bianco, il tortora. Queste palline qua sono simili alle mie, io invece ce l'ho bronzo, ce l'ho molto più scure. Cosa sono bellissime? Sono queste qua molto grandi che io non ho preso, volevo andarle a prendere, ma poi alla fine è arrivato il momento di fare l'albero e non se ne è fatto più niente. E queste qua sono stupende, queste qua sono veramente veramente bellissime. Qui invece c'è il caminetto e guardate che bella, è stata veramente una bellissima composizione. Adesso poi ve la farò vedere da vicino. Queste sono le calze della Befana che ha fatto mia sorella, le ha cucite e le ha fatte interamente lei, e sono veramente veramente belle. È stata veramente brava, è la prima volta che ha cucito qualcosa,
Le ha fatte proprio bene, peccato che con questa luce non si vedano tanto bene. Comunque, guardate che bella questa composizione che a me piace tantissimo. Questo è il cervo che era sopra la cucina quando ho fatto la videoricetta. Poi qui ha messo le casettine con un vassoietto, una specie di alzata. E poi qua ci sono questi candelabri con queste candele, che sono finte in realtà, perché hanno l'interruttore sotto. E poi cosa mi piace tantissimo è proprio questa composizione qui con tutti questi fiocchi di neve, che io quest'anno non sono riuscita a trovare. Mia madre li aveva presi un po' di anni fa e io quest'anno li ho cercati ma non li ho trovati. Qui abbiamo già un regalino della mia nonna che è già stato messo qui sotto l'alberello e adesso poi si aggiungeranno tutti gli altri. Finalmente siamo riusciti ad uscire di casa. Allora, prima tappa probabilmente sarà un outlet che ha aperto da poco e che si trova a Settimo, e se riusciamo mi piacerebbe tantissimo fare anche un giretto da Maison du Monde che si trova lì vicino, perché è parecchio tempo che non vado. Ero andata l'ultima volta i primi di novembre, quindi veramente un'eternità per me che ci andavo ogni settimana. E poi niente, devo fare anche un pochettino di spesa perché in casa ho finito alcune cosine, quindi se riesco faccio un salto anche da Ottigotao acqua sapone e poi dovrei andare anche al supermercato a prendere qualcosina. Questo qui era l'angioletto che avevo io a casa e che quei due mostri mi hanno devastato. Me l'hanno fatto cadere e me l'hanno fatto andare in mille pezzi. Qua siamo da Yusk e questi che mi avete chiesto sono i cuscini che avete visto nel video del mio albero di Natale. Li ho presi qui. Questo qua con le stelline e poi questo qua era quello dorato. Io ho l'altra versione. Eccoci, allora siamo appena rientrati a casa, è 1:30, volevo iniziare a comprare qualche regalino per Natale ma sono rimasta un pochettino delusa, ho preso soltanto due pensierini a due persone differenti che ora vi mostro. Nel fine settimana vorrei comunque continuare il mio giro perché sono entrata un pochettino nel panico come accade ogni anno, perché non so, in giro non riesco a trovare niente di particolarmente carino da poter regalare. Comunque per adesso vi mostro i due acquistini che ho fatto.
Allora, per mia cognata, che ha solo 20 anni, è una ragazzina, ho preso per iniziare questo pensierino, appunto, questa tazza con questa volpe nei color oro e bronzo. Mi piace molto questa coppiata di colori quest'anno, infatti non a caso il mio albero di Natale richiama questi colori, comunque non c'entra niente. Mi è piaciuto molto anche il packaging, come vedete sembrerebbe essere tipicamente natalizio, penso di sì perché comunque qua c'è la renna. E niente, per iniziare ho preso questo pensierino, l'ho pagata 4,99 euro. Poi per mia nonna ho preso invece questa vestaglia in microfibra da Yusk. Come taglio ho preso LXL, insomma la più grande che c'era, tanto per stare in casa basta essere comodi. Allora, vedete, se mette a fuoco la vestaglia è questa qui, è molto calda. Io di questa linea ho diverse coperte, diversi plaid e sono davvero molto caldi. Io li utilizzo sul divano la sera per guardare la televisione e veramente c'è un rapporto qualità prezzo ottimo. Che dire, c'erano diversi colori, c'è la viola, c'è la verde, però io ho preso questa perché mi sembrava la più indicata per una persona anziana. L'ho pagata soltanto 14,99 euro. Insomma, per iniziare diciamo che è un pensierino carino. Pasta coi broccoli, da piccola la odiavo, adesso me la mangerei tutti i giorni, buonissima. È arrivato l'altro. È arrivato l'altro gattino. Oggi no. No. Ma lui è più delicato però. Oggi! Avete dormito? Siete pronte adesso per rompere le scatoline? Oh, ma tu non stai mai zitta. Tu non stai mai zitta. Prima che si spegnesse, stavo dicendo che ho messo a loro una copertina sopra il termosifone in modo tale che, essendo caldo, possono venire a dormire qui sopra e non vengono a dormire sopra di me la notte, soprattutto se sono delle cicciottine così che mi schiocciano. Purtroppo devo stare al buio o comunque in penombra perché la mia fotocamera impazzisce. Comunque sono stata da Penny, ho fatto un salto veloce, come vi ho detto stamattina avrei dovuto andare anche da Tigotà o Acqua Sapone per comprare un po' di detersivi, ma sinceramente non ne avevo voglia perché ero a piedi, fa freddissimo, così sono andata al Penny, che è il supermercato più vicino a casa, giusto per fare una piccola spesa di emergenza. Ho preso giusto due cose che avevo terminato in casa e poi domani in macchina andrò a fare la spesa grossa. Allora, ho preso questo formaggio grattugiato della Biraghi, Gran Biraghi, 100% latte italiano, questa è la confezione risparmio da 120 grammi, l'abbiamo già presa in passato, ci piace, buono il sapore e tra l'altro anche molto comoda la confezione perché si richiude facilmente in modo tale che il formaggio non assuma sapori strani una volta in frigo. Poi, sento rumori di palline che rotolano, ho preso della Barilla questa confezione da mezzo chilo di farfalle, che a me piacciono tantissimo, vado matta per le farfalle e i fusilli. Poi ho preso quest'altro pacco, sempre della Barilla, da un chilo di tortiglioni, perché avevamo completamente terminato la pasta, così appunto sono andata a prenderla. Poi cercavo i dischetti struccanti, quelli grossi, però non c'erano, così mi sono accontentata di prendere questi, che solitamente acquisto solo per levare lo smalto, però pazienza, non c'erano, li ho terminati, ne avevo bisogno e così ho fatto da prendere questi, meglio che niente. Lisa, ti stai portando via l'addobbo dell'albero. Perché hai le ali dell'angelo? Stamattina erano attaccate all'albero con le ali. Adesso sono nella tua bocca. Scusate un attimo.
Poi ho preso questo shampoo della Garnier, questo è il formato grande da 400 ml, dunque questo è l'olio d'argana e camellia per capelli secchi e spenti. Io questi li adoro, beh, ve lo dico sempre in tutti i video. Poi per finire ho preso questo acetone che sinceramente non so bene come sia, perché è la prima volta che l'ho visto. Purtroppo non lo mette a fuoco, vediamo così, vabbè, insomma, solo che ne avevo veramente bisogno perché devo rimuovere lo smalto dalle unghie e per stasera mi accontenterò di questo, nel caso lo prenderò domani al supermercato. E niente, solvente per unghie, però non mi so dire niente in merito perché ripeto, è la prima volta che acquisto questo. E poi avevo dimenticato di mostrarvi questo yogurt che ho già aperto prima, perché ho camminato, avevo bisogno di un po' di zuccheri, è buonissimo. Allora, questo è della linea Bontanova, sono a fuoco? Sì, speriamo. Comunque, della linea Bontanova, questo è alla fragola. Questo è alla fragola, questa linea è veramente ottima, all'interno ci sono dei pezzi di frutta grandissimi ed è veramente veramente saporito. Allora, vediamo un po', questo è da 500 grammi, costa una sciocchezza veramente, ci sono vari frutti, c'era l'albicocca, la pesca, io ho scelto la fragola perché avevo voglia della fragola e niente, io questo spesso lo mangio a merenda, come ho fatto oggi, oppure anche a colazione. Ed è veramente veramente squisito, veramente ripeto, dei pezzettoni grossissimi di frutta, molto molto saporita. Niente, metto a posto la mia spesa, magari finisco di mangiare un po' il mio yogurt, poi vado finalmente a mettermi il pigiama e dato che sono le 6:30 mi metto in cucina. Poi di quello di sopra. Senti, Omar, che secondo me lei, perché tanto fra un mese devo andarla a riprendere, va bene così. Ma non sta così, non è ordinato così. E i gatti, ma quelli si arrampicano dappertutto. Ma cosa c'entra i gatti? Queste sono tremende, eh. Questo lo porti giù. Dai, sì, sì. Muoviti? Sì. Adesso? Domani. Non mai? Dai, disposti, devo farmi una doccia, dai. No, portalo giù. Sì, ciao. Non sei contenta? Scendi. No. Dai. Lisina. Dai. Sei dai. Tremenda, tremenda. No. Lisa. Vamo a prendere però. Mi sta bucando tutto. Dai, andiamo, no. Lisa. Dai. Non sei un koala, sei un gattino. Dai, andiamo. Dunque, ricettina pollo al curry. Iniziamo tagliando il nostro pollo a listarelle. Versiamo in un pentolino un bicchiere di latte senza far danno e andiamo ad accendere. Poi aggiungiamo una noce di burro. Poi andiamo ad aggiungere due cucchiaini di curry. Allora, uno e due. E adesso amalgamiamo bene. Ora riprendiamo il nostro pollo e andiamo a mettere un cucchiaino di amido di mais e poi andiamo a girare bene.
Andiamo ora a cuocere il pollo. Mettiamo in una padella un pochino di olio e anche in questo caso una noce di burro. Andiamo ad accendere il fuoco. Lisa, cosa sono questi svenimenti? Intanto qui sta, come vedete, bollendo, quindi vado un pochettino ad abbassare la fiamma. Allora, qui diamo una prima salatina molto leggera. Allora, adesso il mio pollo è quasi pronto, perché ha assunto tutte queste sfumature dorate, e ora vado ad aggiungere il mio riso con il curry. Allora, ho messo a bollire l'acqua per il riso basmati e ora aspetto che il mio condimento si ristringa un pochettino. Facendo in questo modo, questo movimento, cerco di far venire fuori una sorta di cremina. A me non piace troppo liquida, quindi la lascio andare ancora un po' sul fuoco, fuoco abbastanza lento. E nel mentre poi preparerò il riso. Infine aggiungo poi ancora un po' di sale. E voilà! Pronto! È stata, come avete visto, una ricettina super super veloce. E niente, allora, questo è il mio pollo al curry e questo è il mio riso. Ovviamente il riso, se mangiato singolarmente, non saprà di niente, quindi io vado a mescolarlo al mio pollo. Mescolarlo è brutto, vado a mischiarlo al mio pollo e così mi piace di più. Buon appetito! Potete andare a giocare dall'altra parte che mi spaccate le tende. Carina. No. Uccidi. Quello è un buco. Che io. Ma è un buco questo? È arrivato il momento. Ecco cosa ti compro a Natale. Le tende nuove. Dai, ma qua. Guarda che roba. Senti, sono piccole. Devo. No, non sono piccole. Poverina, dai, non fa niente. Va bene, allora questo ti costa le tende. Dai, ma dai. Io adesso ti affetto, cicciottina maledetta. La panoramica del pianto. Io odio pulire tutto. Sto facendo una pausa prima di andarmi a struccare e lavare. Sono stanchissima, ho dovuto togliere tutti i coprisedia perché quelle due me li avevano ridotti in uno stato pietoso. Così adesso, siccome è tardi, non sto ad attaccare la lavatrice, ma per il momento si trovano in lavatrice. Domani mattina, prima di uscire di casa, le andrò a lavare, appunto, andrò ad attaccare la lavatrice. Mi scoccia tantissimo lavarli in inverno, d'estate no, perché li lavo, li stendo fuori dopo circa un'oretta, massimo due, sono super asciutti. In inverno sono un po' un problema, perché stendendoli fuori ci impiegano un'eternità. Quindi io evito sempre di stendere qualunque cosa fuori sul balcone. Utilizzo sempre lo stendino. Il problema è che questi cavoli di coprisedia sono veramente voluminosi. E sullo stendino, insieme ovviamente ad altre cose, è un po' difficile farceli stare. Però devo per forza lavarli perché veramente li hanno sporcati tantissimo.
Prima di salutarvi volevo segnalarvi questo erogatore della Glade, no erogatore, questo profumo per ambienti della Glade, che altro non è che una ricarica, sono quelle ricariche che vanno appunto inserite, perché la luminosità impazzisce, vabbè, sono quelle ricariche che vanno inserite negli erogatori, sapete, quelli che si regolano poi in base alle vostre esigenze e spruzzano durante tutto il giorno. Allora, è veramente buonissimo, questo ve l'avevo mostrato nell'ultimo video haul di Tigotà, se non sbaglio, come profumazione quella al sandalo di Bali e gelsomino, ragazze, è un qualcosa di veramente unico. Solitamente a me tutte le profumazioni dopo un po' stufano e devo assolutamente cambiare, mentre questa è veramente ottima. L'unico problema è che mi sono confusa, io ho l'erogatore dell'Ambipur e ho acquistato questo della Glade, che rispetto alla ricarica dell'Ambipur rimane un pochettino più piccola, quindi l'erogatore non riesce a schiacciarlo bene, a far fuoriuscire il profumo. Tuttavia io al momento, finché non andrò a comprare l'erogatore della Glade, mi sto arrangiando in questo modo, ovvero vado a pigiare il cosino qui in alto e vado a spruzzarlo. Però davvero voglio poi comprare l'erogatore quando mi capiterà appunto di andare da Tigotà o Acqua e Sapone, perché è veramente un qualcosa di unico. Bene ragazze, adesso finalmente vi saluto, questo è il vlog infinito, non so neanche che titolo dare perché è veramente il vlog infinito, forse lo chiamerò proprio così. Niente, vi mando un bacione, avete trascorso una giornata in mia compagnia e spero che vi abbia fatto piacere, e a me sicuramente sì. Vi mando appunto un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. Notte piccola Carolina. Oh. Sei pregata di non rompere le scatoline alle 4 di mattina.